Al direttore di Avvenire Marco Tarquinio, collegato con noi al telefono. Buongiorno direttore, Buongiorno, bentrovati tutti. una valutazione a caldo, possiamo dire, il risultato acquisito, anche se non ancora ufficiale. Beh, devo dire che alla fine il risultato è straordinariamente eloquente, si è sfiorata la quota dei 2/3 dei voti a dimostrazione della bontà assoluta della scelta che è stata fatta. Sergio Mattarella è una figura limpida, figura proprio dai vostri studi. L'altro giorno in dibattito avevo detto luminosa per la sua traiettoria politica e per la sua attitudine personale. Credo che questo l'abbiano capito in tanti, al di là dei giochi politici che pure ci sono stati, e da vecchio cronista parlamentare so bene quello che è accaduto. Però arriva un segnale molto limpido, molto luminoso al paese. Questa era la cosa più importante, la grande preoccupazione che avevamo in diversi di noi. Che facciamo questo mestiere di cronisti cercando di ridurre al minimo il tasso di cinismo e di aumentare invece quello di partecipazione consapevole. Credo che sia un bel giorno per la democrazia italiana. Abbiamo una bella figura che sarà un grande presidente. Io di questo sono profondamente convinto, lo conosco personalmente da molti anni, come conosco bene per Luigi Castagnetti, e lo saluto con particolare affetto, e credo che questo Parlamento impossibile, dove sembrava che non si riuscisse a far nulla, sta dimostrando sorprendentemente per certi versi, grazie, però bisogna dirlo anche, alla capacità politica di chi ha interpretato questo spartito, che era molto difficile da leggere, sta dimostrando il luogo dove possono accadere delle cose utili per condurre a compimento l'infinita transizione italiana, ed è significativo che questo accada con la figura del cattolicesimo politico, di quella grande corrente del cattolicesimo politico che è il cattolicesimo democratico, come Sergio Mattarella, che è un uomo che dà garanzia a tanti. Sentivo poco fa Castagnetti ricordare le parole di Aldo Moro, ma soprattutto porta una visione positiva e inclusiva dentro una politica che per anni abbiamo vissuto in maniera repulsiva e in maniera oppositiva, persino insopportabile. Lo definivo il bipolarismo furioso di quegli anni. Ecco, stiamo Grazie, entrando in una fase diversa, abbiamo una persona a cui guardare con fiducia.